Bentrovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, per questa puntata di incontri nella quale ci occupiamo di un'iniziativa tra cultura e solidarietà che si svolgerà martedì 17 luglio all'Aurum a partire dalle ore 19, l'Aurum chiaramente di Pescara in Largo Gardone Riviera. L'iniziativa si intitola Te la do io la cultura, quando la cultura incontra la solidarietà ed è organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale I Colori della Vita tramite il progetto Il Sorriso nel Cuore con il patrocinio della Regione, della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara e dell'assessorato alla cultura della ASL, della Fondazione Pescara Abruzzo e di altri enti che appunto come dire, invitano a questa iniziativa. Sarà occasione per come dire, incontrare il mondo della solidarietà e quindi riflettere insieme prima di tutto sul concetto di solidarietà, in particolare sulla malattia oncologica. Dalla crisi alla risorsa, con testimonianze di pazienti in cammino, interventi dei dottori Carlo Garufi, Marino Nardi e della dottoressa Marisa Diodati. Poi ci sarà una cena e poi uno spettacolo artistico con Francesca Melchiorre al pianoforte, Rebecca Pecoriello alla voce, il Mago Domenico come prestigiatore e poi la partecipazione della scrittrice e attrice Franca Minnucci, che sarà impegnata in Cara Mamma di Gabriele D'Annunzio e poi ancora la compagnia La Tenda in Circolo con valzer scremato e danza sui trampoli e ancora l'ensemble Accordion Tango, Rocco Ronca alla fisarmonica, Pamela 5-6 al pianoforte e la partecipazione dei maestri Gianluca Viola e Monica Chiavarini. Tutto all'ingresso libero, anche se appunto ci sarà questa iniziativa di solidarietà. Un'iniziativa per la quale si è detto molto soddisfatto l'assessore alla cultura del Comune di Pescara di Jacopo e della quale la presidente dell'associazione I Colori della Vita, Giovina Zulli, ha detto quest'anno, per questa settima edizione, abbiamo un ambito diverso, quello cioè la cornice, cioè dell'Aurum, avremo un taglio di gioia con funamboli e altre iniziative, ma gli ospiti, cioè coloro che andranno a questa manifestazione, saranno veramente protagonisti. Noi abbiamo registrato un'intervista proprio su questa manifestazione e adesso ve la proponiamo. Eccola. Siamo con Ilaria Pizzolante, che è la vicepresidente dell'associazione. Ilaria, tu hai messo in evidenza in conferenza stampa proprio il concetto di bellezza che lega la cultura a questa iniziativa. Perché? Sì, diciamo che il Te la do io la cultura è un evento culturale, ma è anche un evento di beneficenza, cioè a sostegno del nostro progetto sociale, Il Sorriso nel Cuore, che sostiene le pazienti oncologiche e in cui la nostra associazione è impegnata dal 2009. Sì, è un evento legato strettamente alla bellezza perché è legato ad un progetto a sua volta che coinvolge la bellezza. La bellezza intesa non solo come aspetto esteriore, ma come un unicum, quindi interiore ed esteriore, perché appunto il progetto sociale Il Sorriso nel Cuore aiuta le pazienti oncologiche a riconoscersi, a vedersi belle durante il percorso della chemioterapia, non solo appunto ricevendo la parrucca, il reggiseno post-operatorio, il foulard, ma appunto attraverso una serie di consigli, iniziative e azioni concrete che l'associazione fa per appunto permettere alle pazienti di affrontare le terapie in maniera positiva. Quindi diciamo che Te la do io la cultura sostenendo questo progetto sociale è strettamente legato alla bellezza e a sua volta coinvolge una comunità in questo progetto solidale.
Ma quindi chi parteciperà a questa iniziativa contribuirà anche a fare in modo che questi pazienti abbiano proprio dei consigli di esperti, è così? Sì, assolutamente. Noi ci auguriamo che questo progetto possa crescere in tutti quanti i suoi aspetti. Abbiamo una serie di professionisti che collaborano con noi, psicologi, nutrizionisti, esperti della bellezza, estetiste, parrucchieri, musicoterapisti, maestri d'arte che svolgono delle attività nella nostra associazione che appunto aiutano le pazienti a affrontare positivamente il percorso della terapia. Vi invitiamo tutti a partecipare, il programma è un programma molto ricco, abbiamo cercato di fare appunto una programmazione varia per coinvolgere il più vasto pubblico possibile, quindi avremo tantissimi ospiti, avremo due musiciste del conservatorio che sono Francesca Melchiorre e Rebecca Pecoriello, poi appunto avremo un mago, un prestigiatore, Mago Domenico. Avremo anche l'onore di avere Franca Minucci che presenterà Cara Cara Mamma di Gabriele D'Annunzio e proseguiremo appunto la serata in compagnia della Tenda in Circolo, che è appunto una compagnia di trampolieri che appunto farà uno spettacolo, un valzer sui trampoli, per poi terminare la serata con l'ensemble Accordion Tango con Rocco Ronca, Pamela 56 e con la partecipazione dei maestri Gianluca Viola e Monica Chiavarini. Allora, l'appello è quello di venire, vero? Sì, assolutamente. Siete tutti invitati a partecipare perché questo è un momento veramente importante per la nostra associazione. È un punto di partenza per il prossimo anno, diciamo così. Chiude un anno associativo molto intenso, un anno di sorrisi, un anno di impegno, ma appunto ci dà anche la spinta per ripartire con sempre nuovi progetti. Quindi vi invitiamo a partecipare numerosi e ci sarà anche una cena sotto le stelle, quindi chi desidera partecipare per contribuire, insomma, e sostenere il progetto sociale Il Sorriso nel Cuore può partecipare a questa cena. Per informazioni appunto potete contattarci e noi saremo felici di accogliervi. Grazie. Ed è tutto per questa puntata di Incontri da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. A voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci.